Festival Gabriele D'Annunzio, organizzato da assessorati dei comuni gardesani, Marco Basile, e, oltre che assessore alla cultura del comune di Toscolano, è anche il direttore artistico, l'organizzatore di questo festival. Oggi premiate i ragazzi, siamo alla conclusione delle scuole, quindi fa parte un po' del termine dell'anno scolastico, però il vittoriale ha molta importanza per l'ambiente anche. Sì, devo dire che questa è la settima edizione, ha risultati straordinari. Il Vittoriale, accanto all'Ufficio Scolastico Provinciale, ha sostenuto e sostiene da 7 anni questa iniziativa, che non vede solo coinvolti gli istituti della Scuola Superiore della provincia di Brescia, ma anche dell'intera Lombardia. Non a caso quest'anno abbiamo in gara anche un istituto di Paderno Dugnano. Una prova non soltanto di bravura e di eccellenza, ma anche un laboratorio didattico, in quanto i ragazzi del comune di Salò, Toscolano Maderno e Gardone Riviera, delle scuole medie, fanno parte di cosiddetta giuria popolare che ha premiato i 3 migliori istituti e che tra poco verremo a conoscere. Ecco, soprattutto i ragazzi in che cosa si sentono impegnati in questo festival? Devo dire che i ragazzi hanno vissuto questo momento con grande intensità e con grande professionalità. Si sono cimentati con testi classici, con testi anche a volte scritti da loro stessi. Il Liceo Copernico, ad esempio, il testo scritto proprio dagli alunni, accompagnati e coadiuvati da dei registi professionisti. Quindi da questo punto di vista un impegno che li ha visti ovviamente coinvolti anche in orario extrascolastico. Settimo anno, di solito si dice anno critico, però si è già pensato all'ottava edizione. Io penso alla 8ª edizione, però rivolgo un invito agli altri amministratori che come me vivono questo territorio, perché se facciano fortemente sentire la loro voce, perché questa iniziativa non deve morire, perché sarebbe togliere ai nostri ragazzi una grande opportunità, a chi sta sul palco di esibirsi e a chi sta nel pubblico di cimentarsi e osservare delle cose che non facilmente sono visibili altrove.